Buongiorno a tutti innanzitutto. Partiamo da un concetto principale, che è quello che deve essere il must per la nostra città. La nostra città ha bisogno di grandi eventi ad ampio respiro, eventi che possono portare delle esperienze all'interno dei visitatori, di chi visita la nostra città, e che possono portare sempre più persone a visitare la nostra città attraverso dei percorsi esperienziali, per portarla a diventare competitiva con il resto delle città nazionali e internazionali. Questo è sicuramente un grande evento, un evento importante, unico nel suo genere, che ha una caratteristica che a mio parere è quella più fondamentale, quella di legare il passato con il presente, quindi eventi che fanno riferimento a un grande personaggio storico come era stato Paganini, un personaggio, diciamo, una rock star dei tempi passati, e credo anche si possa dire un grande uomo di marketing che era riuscito ad attrarre le persone, anche quelle che non amavano un tipo di musica più moderna, più innovativa. E questa è la cosa più bella, la cosa più importante, quindi il concetto di unire, di creare un link tra il passato e il presente, quindi attrarre delle persone, dei visitatori che non sono il pubblico tradizionale, ma noi speriamo e crediamo fortemente anche nei più giovani. Un evento che avrà sicuramente una ricaduta anche su quello che è non solo cultura, ma anche tutto quello che è gli eventi, per esempio gastronomici, e tutto ciò che è contenuto all'interno della nostra città. A proposito di eventi gastronomici, da dove nasce l'idea del cocktail di Paganini? Anche è nato un'altra abbastanza giovanile. Sì, appunto, come dicevo prima, è proprio il concetto di creare una tipologia di eventi che possono attrarre una popolazione, dei visitatori più nuovi, come per esempio i giovani. E quindi tutto ciò che è innovazione, tutto ciò che è cultura diversa e per un pubblico diverso, chiaramente è magico. Ricordiamolo a chi ci guarda, quindi oltre alla musica, questo Festival Paganini cosa conterrà, cosa offrirà al pubblico? Degli eventi per tutti, soprattutto, e questo è importante, lo voglio sottolineare, quindi non un pubblico che ama solamente la musica, ma un pubblico più vasto, per tutti. Degli eventi che creeranno una maggiore diffusione dell'immagine della nostra città, sia per portare i visitatori, chiaramente genovesi, ma soprattutto poi anche internazionali.